Lei ci parlava di interesse privato in atti d'ufficio, ne faccio anch'io uno ora, intervistando e chiamando sul palco il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, che ringrazio. L'interesse è privato in quanto io, residente nel comune di Roma, ho l'opportunità. Ecco, lasciatecene due così ci sediamo a pari livello. Piace, ciao, eccoci qua. Buongiorno sindaco. Allora, io penso anch'io, e casualmente ecco il microfono. Allora, abbiamo Eccoci. tempi un po' serrati, quindi parto subito andando nel cuore, diciamo, del problema. Siamo in tempi di manovra, legge di bilancio, tema che lei conosce abbastanza bene, diciamo per esperienze pregresse, vista dal Comune di Roma e visto in tempi di caro bollette, vedremo il testo, ma insomma pare che. Vabbè, un po' di aiuti ci sono stati già nel corso dell'anno, in più rate. Nuovi aiuti ci saranno su dicembre e sui primi 3 mesi dell'anno prossimo. Com'è la situazione concreta del bilancio di un grande comune e la capacità di programmare il bilancio preventivo in una situazione di contingenza e di congiuntura così complicata? Ma intanto buongiorno a tutti. Ma la situazione concreta dei comuni è molto seria e io sono molto preoccupato perché questa legge di bilancio, da quello che abbiamo letto, poi il testo arriverà, se non ho capito male, lunedì, è, vorrei dire, inevitabilmente prudente sulla dimensione. È una legge di bilancio netta da circa 21 miliardi. 0,6 di migliore situazione dei conti pubblici ereditata, 0,5 di scostamento, quindi 21 miliardi netti e oggettivamente in questo contesto sarebbe stato imprudente fare uno scostamento maggiore, ma a maggior ragione la distribuzione di dove mettere questi 21 miliardi, a mio giudizio invece, non è condivisibile e inevitabilmente, a meno che ho ascoltato la sottosegretaria al MEF che diceva che la manovra non determinerà la necessità di tagli per i comuni. Non ho capito se è un annuncio di una revisione della manovra o di un maggiore scostamento, ma se non è così, non è un'affermazione che a mio giudizio corrisponde al vero, nel senso che le cifre che oggi ci risultano essere destinate ai comuni e che a quanto credo di capire non sono neanche, diciamo, ancora proprio fissate. Così definitive, cioè questi circa 400 milioni sono del tutto insufficienti a coprire l'aumento dei costi dell'energia. Nel caso di Roma questo aumento sarà tra i 50 e gli 86 milioni sul 23. Se fossero 400 milioni in proporzione a quanto ci è arrivato quest'anno sarebbero 12, ne risulta una quota molto significativa scoperta e lo stesso vale per tutti i comuni che sono qui e saluto tutti i sindaci che sono presenti oggi. Poi forse è sfuggito che è accaduta una cosa molto pesante per gli enti locali, per i comuni, e cioè che la Corte Costituzionale ha fatto una sentenza che dice che si può considerare prima casa anche la seconda casa, in sostanza, in molti casi. E questo per noi, ve lo dico, significa solo per Roma circa 140 milioni in più, senza gli arretrati. Se poi ci sono gli arretrati e questo fatto, questo atto, io lo dico ai sindaci che non tutti, questo riguarda non tutti i comuni, ma i comuni dove, come a Roma, questa fattispecie di cittadini che sono investiti dalla sentenza e che quindi non pagheranno più l'IMU prima casa, per molti comuni come Roma è una fattispecie molto significativa. Persino, stiamo parlando di un impatto persino superiore a quello del costo dell'energia. Questo fatto è stato totalmente ignorato dalla legge di bilancio e avrà a breve un effetto. E quindi proprio per questo io sono preoccupato, perché pur in una dimensione limitata, però la legge fa delle scelte distributive e in una situazione di risorse scarse non coprire le spese maggiori per i comuni e invece decidere di destinare, che ne so, adesso non ci sono i numeri, ma a occhio circa 1 miliardo tra flat tax e pensioni, perché questo costa grosso modo
la scelta di aumentare la flat tax a 85.000 euro e le misure sulle pensioni, significa aver deciso che quel miliardo non va dove sarebbe dovuto andare, a consentire ai comuni di non fare i tagli nei servizi, che invece ci dovranno essere, ma non perché la manovra doveva essere prudente, ma perché all'interno di quei 21 miliardi si è scelto di dargli a qualcun altro. E non, ecco. E quindi questo avverrà. Poi aggiungo, così poi finiamo la parte negativa preoccupante, parliamo di qualcosa più positivo, che nella manovra c'è scritto che nel 2025 il deficit dovrà andare al 3%, ma tra le righe c'è scritto che a oggi non c'è la copertura di questa riduzione, quindi significa che ci sono diversi miliardi, a occhio 5, o di tagli o tasse, che sono in arrivo e che inevitabilmente capiteranno anche sugli enti locali. Quindi io sono molto preoccupato e penso che occorre che nel passaggio parlamentare ci sia una profonda revisione di questa scelta distributiva, che se non verrà rivista determinerà inevitabilmente dei pesanti tagli ai servizi che i comuni devono erogare ai cittadini. Oh, ecco, poi su questa cosa dell'IMU in futuro, nei prossimi giorni, ci dovremo tornare, perché se la sentenza sulla seconda casa produce 140, ho capito bene, milioni di costi a Roma, è una roba molto superiore alle attese degli osservatori. Ma lo vedremo. Però tutto questo quadro aumenta, diciamo così, la distanza fra una congiuntura che è complicatissima, mentre noi stiamo riprogettando il futuro. Abbiamo parlato fin qui di PNRR, Roma in più ha i progetti legati al Giubileo, che hanno tra l'altro la curiosa caratteristica di avere una scadenza ancora più anticipata del PNRR, perché il Giubileo, per ragioni diciamo storiche che prescindono dalla congiuntura, si fa nel 2025, quindi ancora un anno prima. A che punto siamo, e con questi costi e con questo quadro, se è complicato per i comuni ordinari fare il PNRR e basta, tra virgolette, per voi che ne avete due di PNRR, uno addirittura più stretto nei tempi, qual è la situazione? Ma la situazione è che abbiamo queste risorse potenzialmente utilizzabili per realizzare gli investimenti necessari a realizzare il Giubileo, e sono risorse significative, le abbiamo progettate, io ho inviato informalmente diversi mesi fa, formalmente poche settimane fa, il piano dettagliato che come commissario ho predisposto. Il piccolo dettaglio è che non le possiamo ancora spendere perché attendiamo il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che le sblocchi e approvi il piano. Quindi siamo in una situazione anche qui di preoccupazione, nel senso che già spenderle con i mesi di anticipo che erano previsti, perché questo decreto si sarebbe dovuto arrivare intorno a giugno, poi c'è stata la crisi di governo, eccetera, eccetera, il piano era già pronto, sarebbe stato sfidante farle opere importanti con sei mesi in meno, che siano tutte pronte per il 31 dicembre 2024, sarà particolarmente sfidante, ma comunque è una sfida che io sono pronto ad affrontare, ma che devo, per affrontarla dobbiamo avere il decreto che ci consente di spendere le risorse. A oggi non c'è, capisco che il governo è stato impegnato nel fare una legge di bilancio a tempi di record, questo riconosco tecnicamente questo, però segnalo sommessamente che senza questo DPCM la società 100% MEF che è stata indicata per spendere i soldi per realizzare il piano che è pronto non lo può fare, e quindi siamo tutti in attesa e speriamo che questa attesa si concluda rapidamente e quindi la capitale sia messa nelle condizioni di realizzare le opere necessarie per il Giubileo. E anche la figura straordinaria del commissario, a cui noi ricorriamo sempre quando c'è da fare qualcosa che va un minimo oltre l'ordinario, come dire, poi si scontra con l'assenza del decreto, che è invece la cosa più classica che succede in Italia. Abbiamo ancora un minuto e io le chiedo di dedicare alla questione eterna del termovalorizzatore. Parlo da cittadino, non da giornalista, da politico, eccetera. Da cittadino, come molti cittadini romani, riteniamo paradossale
il fatto che noi stiamo ancora discutendo, diciamo così, del termovalorizzatore. Però se andiamo a guardare dentro anche la politica, non solo territoriale, perché poi è un tema che ha declinazioni nazionali evidenti, il tema è complicato anche dentro il PD, dentro il centrosinistra, eccetera. C'è stata una discussione tra il Comune e la Regione. Lo facciamo, sì, entro quando, oppure va ridiscusso anche quello, magari per salvaguardare qualche alleanza politica che zoppica? No, ma io, insomma, come commissario ho presentato un piano rifiuti, la VAS si è conclusa, nel senso si sono concluse le osservazioni, quindi a breve la devo, diciamo, proprio un dovere istituzionale di completarla, e naturalmente non posso che confermare questa scelta, anche perché se Roma non realizzasse il termovalorizzatore dovrebbe realizzare una mega discarica, cioè sarebbe obbligatorio, non è che, diciamo, il termovalorizzatore è un capriccio che ci siamo con cui per fare, non so, il termovalorizzatore è una delle due tecnologie disponibili per trattare la parte, il residuo indifferenziato dei rifiuti. Noi i rifiuti li dobbiamo ridurre, noi i rifiuti li dobbiamo differenziare per poterli riciclare. Come tutti sanno, anche raggiungendo gli obiettivi più ambiziosi di differenziate e riciclo, esiste una quota residua che è fatta una parte degli scarti della differenziata e una parte della famosa quota indifferenziata, la quale può essere messa, può essere trattata in due modi: o dentro una buca, una discarica, o trasformata in energia. Tertium non datur, diciamo così. Poi questa cosa può avvenire o nel nostro territorio o chiedendo ospitalità alle discariche e ai termovalorizzatori del resto del Lazio e del resto d'Italia e d'Europa. Oggi i rifiuti di Roma indifferenziati vanno nelle discariche in misura eccessiva rispetto agli obiettivi europei, più del 30%, quindi con inquinamento di suolo e di atmosfera molto alto, perché le discariche emettono metano che accentua il cambiamento climatico e, diciamo, consumano suolo. Lo fa nel Lazio, quindi Roma manda i suoi rifiuti per la gioia dei comuni, delle province, del resto della regione, nelle loro discariche o nei termovalorizzatori di tutta Italia e di tutta Europa. Appare di buon senso e non particolarmente connotato politicamente che ciò non avvenga, e cioè che Roma tratti i suoi rifiuti a casa sua e che lo faccia evitando di fare mega discariche che inquinerebbero il suolo e l'ambiente, e che quindi lo faccia con la tecnologia più green disponibile per la quota indifferenziata. Il resto va differenziato, riciclato, eccetera eccetera. E quindi, diciamo, a me stupisce, continua a stupire, che questo tema abbastanza banale, vorrei dire, di buon senso, sia oggetto di una discussione politica, perché è davvero una questione pratica di buon senso. La quota indifferenziata la dobbiamo trattare a casa nostra, numero uno. Numero due, è meglio che ci facciamo energia piuttosto che ci facciamo le discariche. Fine della discussione. È una cosa logica, di buon senso, e per questo naturalmente faremo il termovalorizzatore. Grazie, grazie Sindaco, e anche per le considerazioni e il modo di affrontare, diciamo, il tema del termovalorizzatore. Proprio per queste ragioni la politica fatta in comune è una cosa diversa, diciamo così, dalla politica generale, anche una cosa che a volte ha un rapporto molto più stretto con l'attualità reale del quotidiano. E anche per questa impostazione io la ringrazio molto, ringrazio tutti voi.